Se sei cubano o stai cercando il modo di inviare i tuoi pacchi a Cuba a amici o parenti, questo è il video che fa per te. Ciao amici e bentornati in un nuovissimo video. Oggi vi voglio raccontare la mia esperienza di come ho inviato i miei pacchi a Cuba con un'agenzia che ho trovato in internet. All'inizio io lo facevo con un'agenzia di Milano che si chiama Amacargo Cuba. Attualmente loro non offrono più questo servizio e devo dire che mi ero trovata veramente bene perché il prezzo era abbastanza buono e i pacchi arrivavano subitissimo a destinazione. Non avendo più questa agenzia, ho dovuto cercare su internet e ho trovato Globestar e qui hanno cominciato tutti i miei problemi. Globestar è un'agenzia che offre lo stesso servizio di Amacargo Cuba e lo fa già da moltissimo tempo. In questa pagina che vi lascerò qua sotto nel link informazione, puoi fare tutto, puoi fare i tuoi pacchi. Io ho fatto 5 pacchi di 1,5 kg. Ti consiglio di fare solo 1,5, anzi è quello che devi fare perché se superi i 2 kg il destinatario viene a pagare 10 cuco. Vedrai anche una tariffa della dogana che mano a mano che i chili vanno su, il prezzo ovviamente va su. Quindi facendo i pacchi di 1,5 kg la persona pagherà solo in moneta nazionale, quindi mi sembra ottimo. Questa agenzia ha sede a Roma e c'è anche sede in Belgio, Panama e Spagna. Quindi anche in tutta Europa offre il ritiro a domicilio di tutti i tuoi pacchi. Non solo si compra i pacchi per abbigliamento, puoi prendere anche degli elettrodomestici, ci sono anche delle moto, c'è un po' di tutto, visto che loro hanno un negozietto virtuale con tutti i prezzi e quindi tu puoi comprare di tutto e inviare il tutto in qualsiasi provincia a Cuba, cioè da L'Avana a Guantanamo, non ci sono problemi. Cose positive di questa pagina è la comodità di fare il tutto tramite internet. Io ho fatto i miei pacchi, ho fatto il pagamento e ho anche prenotato il corriere che era il DHL. Il corriere è venuto il giorno dopo, ha ritirato tutti i miei pacchi, orario perfetto, e il giorno dopo i pacchi erano già a Roma. Da Roma, e questa è la cosa negativa, si sono tardati ben un mese e 4 giorni. Io continuavo a chiamare, chiamavo 2 volte a settimana per sapere se i miei pacchi erano già registrati, perché a quanto pare loro hanno un deposito e mano a mano che deve uscire l'aereo prendono un tot di pacchi, li registrano e poi ti inviano te una email con un numero della guida aerea, il quale tu dovrai dare al destinatario e lui a sua volta dovrà dirlo all'aeroporto per poter ritirare i suoi pacchi, cioè questo numero più i numeri dei pacchi che voi avete inviato. Questa email non arrivava, è arrivata dopo un mese e 4 giorni, come vi dicevo. Io ogni volta che chiamavo, loro molto attente, però comunque non risolvevo il mio problema, mi dicevano addirittura che se, ma lei non sa che avrà la rosità da 21 a 30 giorni. Io, guardate, io quando ho fatto la prenotazione con voi, nessuno mi ha informato di questo, perché se ricevevo questa risposta forse non avrei neanche prenotato con voi, perché non è accettabile far aspettare a un cliente che ha pagato subito un servizio 30 giorni. E io alla fine ho avuto fortuna, perché c'è della gente che ha aspettato anche 2 mesi o non sono stati consegnati tutti i pacchi, magari vi sono arrivati tre. Gli altri 2 pacchi erano ancora fermi a L'Avana e quindi c'è cioè un disastro, non è un servizio giusto e penso che Globestar deve stare molto attento perché così non è che ottieni dei clienti. Deve fare un servizio efficiente, rapido, cosa di massimo 15 giorni perché la persona possa già avere i suoi pacchi a Cuba e li possano ritirare. Io spero che questo video vi sia utile, per favore vi prego di lasciare un like se è stato così e di condividerlo che così arriverà a più persone che magari hanno bisogno di spedire i suoi pacchi a Cuba e non sanno come fare. E spero tanto che la Globestar guardi anche questo video così in qualche modo riesco a sensibilizzarli
è che devono migliorare tantissimo il servizio. Al momento è l'unica agenzia che io conosco che fa questo servizio, che non è dei migliori, e ti invito a lasciarmi qua qualche commento se tu per caso hai avuto già qualche esperienza con questa agenzia, come ti sei trovato, e se per caso conosci un'altra agenzia con la quale uno possa fare un servizio del genere. Io vi saluto, vi mando un bacione grossissimo e ci vediamo al prossimo video. Hasta pronto!